Si allungano i tempi di accorpamento e al momento la Camera di Commercio di Piacenza è addirittura senza una guida politica. A fine dicembre 2020 la giunta camerale è decaduta e ora si attende la nomina commissariale, ma i tempi potrebbero allungarsi, come è avvenuto a Parma e Reggio Emilia, dove la scadenza era a settembre. La nomina dei commissari è avvenuta a fine anno. Filippo Cella, in carica fino al 30 dicembre, auspica che la situazione si sblocchi al più presto, soprattutto a beneficio del territorio in un momento storico come questo. Gli organi sono decaduti, quindi anche la mia figura di presidente al momento, direi anzi non al momento, è venuta meno, e stiamo attendendo la nomina del commissario che andrà a gestire in maniera ordinaria e straordinaria uno il funzionamento comunque della Camera di Commercio in questo momento di pandemia, in cui serve ancora tanto, servono ancora interventi e sostegni straordinari al sistema economico e al territorio. Due, la gestione dei rapporti con gli altri territori interessati di Parma e Reggio per portare avanti il percorso di riforma e evidentemente nel ruolo di commissario di Piacenza tutelare chiaramente la regolarità, la legittimità del percorso, ma nell'intento di far valere il giusto interesse del nostro territorio. Quindi è importantissimo che questa nomina di livello ministeriale e poi ratificata dalla Regione venga fatta nei tempi più stretti possibili. È quasi certo che il commissario sia il presidente uscente, quindi Cella, ma manca la certezza sui tempi. E intanto la crisi economica galoppa e le associazioni di categoria chiedono in maniera decisa che anche il nostro territorio abbia la propria rappresentanza. È un disagio accentuato dal momento di stato d'emergenza e dall'attuale crisi. È appunto accentuato perché abbiamo visto come negli ultimi due mesi dell'anno la Camera di Commercio, utilizzando risorse di cui dispone, abbia potuto mettere in campo diversi bandi a sostegno della ripresa economica e di aziende che potessero attivare investimenti per la ripartenza, nonché abbia sostenuto progetti strategici a sostegno, supporto e valorizzazione del territorio, in particolare del sistema del commercio del centro della città.